Caro gasolio, da questa notte anche i pescherecci abruzzesi non usciranno in mare e sarà così per tutta la settimana. La decisione, comunica l'Associazione Produttori Pesca, è stata presa durante un'assemblea avvenuta a Civitanova Marche che ha visto i rappresentanti dell'80% delle marinerie italiane. Sciopero generale per tutti. Il caro gasolio infatti non permette più di sostenere l'attività di pesca e il comparto ha deciso di fermarsi. Questa mattina assemblea a Pescara tra marittimi e armatori. Francesco Scordella, presidente degli armatori di Pescara. È un'assemblea che ho voluto fare immediatamente perché sabato sono stato in riunione a Civitanova per il caro gasolio. Questa situazione io da 4 mesi che già sapevo come andava, perché la prima riunione è partita da Pescara e piano piano abbiamo visto che mese per mese il problema aumentava. Ci portavamo dietro i problemi delle giornate di pesca che ce l'hanno ridotte, oltre al problema del gasolio. Ed è arrivato ad un punto che non è più possibile lavorare in queste condizioni perché il caro gasolio si mangia tutto il pescato e il guadagno dell'imbarcazione, anzi a volte lo supera pure. Quindi ai marittimi imbarcati, alle famiglie, cosa gli possiamo dare? Non ce la facciamo più e quindi è il momento di trovare una soluzione, perché se no le aziende accumulano solo debiti, oltre al fatto che non si troverà neanche più gasolio, perché alle colonnine giustamente il rivenditore non compra più gasolio perché ci inizia a volere ma tanti di quei soldi che non vale più la pena andare in mare. Ci sono molti di voi che non sono andati in mare? Più del 99% sta a terra della flotta italiana. C'è qualche propria barca imperia, ma piccolissima, ma si fermeranno da solo perché oggi abbiamo visto che il prezzo è arrivato a 1,050 euro, quindi lascio immaginare, una barca grande consuma 2.500 litri di gasolio al giorno, in euro siamo sui 2.700, quanto deve costare un chilo di pesce? L'appello a chi volete farlo? L'appello praticamente parte sempre dallo Stato, perché queste sono leggi che per quanto riguarda le giornate della pesca ministeriale e il gasolio anche, per trovare una soluzione ci vuole un tavolo veramente a livello nazionale. Noi partiremo con le regioni, i prefetti e piano piano vediamo l'evolversi di queste giornate che ci verranno davanti, di trovare una soluzione. Potrebbe essere anche un fermo anticipato se la situazione è grave, perché come sappiamo con il problema guerra, anzi il primo pensiero nostro va a quelle povere vittime per la guerra e ci dispiace veramente tantissimo. Però io purtroppo, come dico sempre, rappresento una categoria, oggi penso a questa categoria e mi auguro che questa guerra finisca immediatamente e si trova veramente una soluzione per tutti.